Dite al mondo che lui è tornato. E che anche questa volta stava a succedere un bordello. Ciao ragazzi, finalmente siamo tornati dopo 5 mesi di assenza. Sembrava tantissimo, ma siamo tornati al campetto. Siamo qui con Giacomo, ragazzi, portiere dell'FC Rieti, ex under 17 della Rieti, promosso successivamente in prima squadra, quindi un portiere di ottimo livello. Vi ricordo di lasciare un pollicione, ragazzi, per il grande ritorno. Pollicione e iscrizione, a voi non costa niente, per me è davvero molto ma molto importante. Vai pure Giacomo. Ciao ragazzi, mi chiamo Giacomo Calabrese, sono anche calabrese perché vengo dalla Calabria, vivo a Crotone. Ho iniziato la mia carriera calcistica, ho iniziato in una scuola calcio chiamata Real Croton. Poi successivamente ho fatto le giovanili nell'FC Crotone, in cui sono stato 3 anni. Dopodiché, per vari problemi, me ne sono andato e sono arrivato all'FC Rieti, principalmente all'Under 17, da titolare, dove ho fatto qualche presenza. Poi purtroppo per il Covid ci hanno fermato il campionato. Quest'anno, ad agosto, sono andato in eccellenza a Pomezia, però lì la situazione non era delle migliori, e a gennaio mi ha ricontattato di nuovo il Rieti, dove mi sono aggregato alla prima squadra in Serie D. Ok, io direi di non perderci in chiacchiere. Oggi e Federico andremo a testare le abilità del nostro Giacomo. Vediamo un po', rispetterà le aspettative o sarà un flop? Voi che ne pensate? Iniziamo! Quindi, primo test che andremo a effettuare sul nostro portierone calabrese è proprio il lancio lungo. Faremo un po' di lancio lungo con i piedi e un po' con le mani, quindi andremo a testare entrambe le sue abilità. Io e Federico saremo in fondo e cercheremo di stoppare il pallone. Andiamo! Devo dire, lanci davvero perfetti. Per ora ne abbiamo fatti 3 più o meno, uno vabbè, era abbastanza teso di controbalzo, ma l'ultimo è stato davvero eccezionale. Ecco che arriva. Bravo Fede, giù, così. Allora, questa è buona. Buona. Diciamo che tra il lancio lungo col piede e il lancio lungo con la mano abbiamo registrato un lancio, tra virgolette, migliore, dobbiamo chiamarlo così, con i piedi. Con le mani, la forza, dobbiamo ancora un po' lavorarci, ma giustamente ragazzi, è giovane, tempo per crescere ce n'ha. Io direi di andare con la prossima sfida, perché proveremo a fare dei passaggi e tiri in porta. Vediamo come se la cava tra i pali il nostro Giacomo. Seconda sfida, passaggi e tiri in porta, il nostro Giacomo come sempre tra i pali. Fede, sei pronto? Un tiro a testa, faremo a chi ne segna di più. Let's go! L'ha buttata sulla traversa per salvarsi. Grande Giacomo. Adesso però arriva un tiro un po' più forte. Bravo. Arriva. Bravo, bloccata. Ok, diciamo che le doti tra i pali le abbiamo notate. Passiamo con la prossima sfida, che sarà il campo. Mi ha fregato. Nell'uno contro uno si piazza davvero molto molto bene. Cinque mesi che non facevo video di calcio, ma ancora la freddezza sotto porta ce l'abbiamo. Ultima sfida, penalty. Ovviamente 5 rigori io, 5 rigori Federico. Vedremo chi avrà la meglio, ma il nostro portiere ci sta stupendo sempre di più, ragazzi.
Bravo! Ha preso un bel tiro, devo dire. Ha preso una gran pezza. Oh! Via, attenzione! Parte per il City! Timo Werner, lo buca! Vai Giorgi, bello! Eccolo! Cazzo! Imprendibile! Attenzione, è il nostro Fede! Risposta perfetta! Ultimo! Ultimo penalty! Se sbaglia, se no... termina in pareggio! E la prendevi! Per gli scettici che non credono che sia infortunato, fagli vedere il dito! Ragazzi, come... guardate, c'è il dito che è storto più o meno. È il dito più storto che abbia mai visto, penso. Pazzesco. Ragazzi, anche oggi questo video è terminato. Dopo 5 mesi non mi sembra vero di essere tornato qui con voi. Like di sostegno, fatemi sapere qui sotto in un commento che voto date al nostro portiere. Allora Fede, tu che voto gli dai? Un bel 8 e mezzo, se l'hai meritato tu. 8 e mezzo, io do un 8 pieno, anche perché non ha più giocato per il fatto del Covid. Si è infortunato e si è operato al dito, quindi io direi Giacomo, è stato perfetto. Zilianti Federico. Giacomo Cala, trattino basso alla fine. Ok, perfetto. Quindi andate a seguire su Instagram, andate a seguire pure me. Ragazzi, io vi saluto, ci vediamo domani o dopodomani con un nuovissimo video. Comunque torneremo con 2 video a settimana. State pronti perché ho tante belle cose in serbo per voi. Bella!